L'Italia possiede il più grande patrimonio culturale del mondo e il maggior numero di siti inseriti nelle liste del patrimonio UNESCO. Meraviglie del nostro paese, complesse da gestire e da proteggere. Tale patrimonio, sopravvissuto per secoli a eventi avversi quali terremoti, guerre o devastazioni, oltre che al naturale scorrere del tempo, negli ultimi decenni si trova di fronte all'intensificarsi di nuove minacce che alzano la soglia di rischio, meno percepibili ma più pericolose perché continuative e poco prevedibili. Si tratta essenzialmente delle modificazioni dell'ambiente provocate dall'uomo. I principali fattori che possono arrecare maggiore rischio sono le sollecitazioni dinamiche e naturali, l'inquinamento, le sollecitazioni antropiche, a cui si aggiungono i cambiamenti climatici, con l'accertata maggior frequenza di eventi meteorologici rilevanti. Leonardo ha messo a punto un sistema integrato per il supporto alla protezione e al monitoraggio dei beni culturali, sfruttando le competenze delle diverse aree tecnologiche e di business. Il sistema Leonardo Situational Awareness, con integrazione di piattaforme dedicate per monitoraggio strutturale e ambientale, trasmissione e analisi sicura dell'informazione, pianificazione e interventi, reportistica e sorveglianza. Un sistema che supporta le attività di previsione e gestione delle emergenze dovute a calamità naturali, problemi strutturali, inquinamento e atti di terrorismo. IGEOS, società partecipata con l'Agenzia Spaziale Italiana, ha la missione di valorizzare appieno i dati di osservazione della Terra, estraendo le informazioni necessarie al monitoraggio del bene culturale. Tramite AWARE è possibile accedere ai report, alle mappe e ai dati prodotti dalla costellazione italiana Cosmos SkyMed, integrati con rilevazione dai droni di Leonardo e dai sensori elettromeccanici a terra. Grazie a questo sistema di correlazione dati è possibile monitorare e quindi valutare l'integrità strutturale dei monumenti. Inoltre, la disponibilità sull'intero territorio nazionale di serie storiche di immagini radar dal 1994 ad oggi consente di analizzare l'evoluzione e le deformazioni sul lungo periodo. L'integrazione tra il sistema AWARE e IMORP permette il monitoraggio del livello di inquinamento ambientale. Tramite algoritmi di machine learning e deep learning è possibile una immediata segnalazione di anomalie. L'uso di algoritmica avanzata per la prevenzione multirischio idrogeologico, atmosferico e sismico è tra gli strumenti più efficaci realizzati da Leonardo per la previsione dei fenomeni di smottamento franoso e atmosferico. Leonardo dispone inoltre di capacità di reazione immediata in caso di emergenze, grazie all'Emergency Center, che attraverso IGEOS opera H24 su tutto il mondo, monitorando gli effetti dei cambiamenti climatici. Le informazioni relative all'evento possono essere distribuite in modo sicuro e multicanale a tutti gli operatori dislocati sul territorio. Il sistema Leonardo permette la gestione e la valutazione della vulnerabilità e dei rischi dei siti all'interno del Parco del Colosseo. Tutti i dati raccolti dai satelliti, dalle piattaforme unmanned e dai sensori terrestri in sito sono disponibili alle sale operative e alle forze sul campo tramite dashboard dedicate e interattive. Il gestore del bene sarà in qualsiasi momento in possesso di un quadro affidabile della situazione, tale da permettere l'assunzione in tempo reale di provvedimenti di sicurezza o di attività di manutenzione e restauro. Questo sistema di piattaforme permette una raccolta non invasiva dei dati. Per Leonardo, tutelare la nostra storia significa pensare e costruire per le generazioni del futuro.